Ciao a tutti e bentornati a 3 minuti con Rete. Come ormai saprete, in questo periodo di emergenza sono stati emessi diversi decreti e l'ultimo in ordine di tempo è il numero 63. Con quest'ultimo decreto sono state delineate una prima serie di interventi a sostegno di famiglie e imprese colpite dal Covid-19, quello che comunemente chiamiamo coronavirus. C'è da dire che comunque questi non saranno gli unici interventi previsti, dato che nelle prossime settimane ce ne saranno sicuramente altri che saranno volti a favorire la ripresa economica e i consumi. Io in questo breve video cercherò un po' di elencarvi alcune delle misure prese a sostegno delle imprese. Ovviamente è impossibile dettagliare ogni singolo articolo nel pochissimo tempo a disposizione e pertanto vi invito anche a prendere visione dello stesso decreto, che ricordo il numero 63, e lo potete trovare sia sui siti istituzionali, come quello del Consiglio Grande Generale, sia all'interno del nostro stesso sito o dei nostri canali social. E comunque, qualora lo riteneste necessario, il Movimento Rete è sempre comunque a disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento e potete contattarci con diverse modalità, tramite mail, tramite telefono o con i nostri canali social. Tornando comunque un po' alle misure di sostegno che sono state prese, vi posso dire che ne sono state previste diverse, come il posticipo delle varie scadenze, ma ad esempio uno è sono il posticipo dei termini per la denuncia dei redditi, che viene prorogata in via straordinaria al 31 agosto 2020, oppure la dilazione delle imposte dovute o l'esenzione al pagamento della minimum tax per le attività colpite dal coronavirus. Ma vediamo che è prevista anche la deducibilità delle perdite del 2020 senza limiti di tempo e la proroga di un anno degli incentivi per le imprese di nuova costituzione. Ma poi ci sono altre misure, alcune di queste vedono ad esempio la dilazione dei pagamenti da 36 a 120 mesi per i debiti iscritti a ruolo, il posticipo delle scadenze delle cartelle esattoriali emesse dal 1 aprile al 1 giugno 2020 e per tutte quelle licenze che sono sospese a causa del Covid-19 non sono previste penalità o interessi dovuti, o interessi sui tributi dovuti iscritti a ruolo. In altri articoli invece come il numero 8 sono previste una serie di provvedimenti inerenti ai canoni di locazione con dilazioni e crediti d'imposta a seconda dei casi. Ma non solo, ci sono anche tutta una serie di aiuti inerenti al pagamento dei contributi, la possibilità di portare in deduzione gli aumenti di capitale qualora questi vengano fatti con capitale posseduti all'estero, il posticipo delle rate previste dal debito da prestito d'onore, oppure la compensazione delle imposte da chi vanta crediti verdi nei confronti dello Stato. Comunque, queste che vi ho appena elencato sono solo alcune delle misure prese a sostegno delle imprese in questa delicata fase d'emergenza. Probabilmente, come detto prima, nelle prossime settimane ne saranno prese altre, proprio a sostegno della ripartenza economica. E comunque, lo ripeto ancora, tutti i vari decreti emessi in questo periodo sono visibili sui siti istituzionali o sul nostro sito. E, ad esempio, proprio sul sito del Movimento Rete, in alto a destra, trovate un piccolo banner con scritto Emergenza Covid-19 Coronavirus. Lì avete tutte le informazioni del caso. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto con altre puntate di 3 minuti con Rete. Ciao a tutti.